Buongiorno a tutti, Senza Luce, bentornati su Fry in the Frame e su Elden Ring, questa volta per parlare di armature e fashion. In questo video, infatti, vi mostrerò la posizione di ben 13 armature discretamente nascoste, o proprio del tutto segrete, per rendere il vostro personaggio veramente figo e continuare a morire, ma facendolo con stile. Prima di mostrarvi dove prendere queste fantastiche corazze, tra cui quella del lupo sanguinario, che trovo particolarmente bella, vi invito come di consueto ad iscrivervi e mettere like se il contenuto è di vostro gradimento. Inoltre vi segnalo che su Instagram spesso vi do qualche aggiornamento sui video in arrivo, quindi vi consiglio di seguirmi anche lì. Iniziamo subito con una delle mie armature pesanti preferite in tutto il gioco, ovvero l'armatura del crogiolo, che è presente in game in due versioni, quella standard e quella arborea. Per recuperare la versione standard dovrete recarvi alla tomba dell'eroe di Auriza, che si trova molto vicino a Lindel, la capitale dell'Interregno. Una volta entrati qui dentro, preparatevi perché sarà un vero e proprio inferno di trappole mortali, e per ottenere l'armatura dovrete raggiungere e sconfiggere il boss della zona. Vi consiglio di seguire il percorso che sto per mostrarvi, perché può essere veramente fastidioso rifarsi la strada ad un passo dalla porta del boss. Il boss in questione è poi uno di quelli che mi hanno fatto svalvolare di più in tutto il gioco, dato che è costituito da due cavalieri del crogiolo particolarmente inclini a colpirvi mentre vi curate o quando state cercando di sopravvivere attaccandoli nel mentre. Dopo essere morti una cinquantina di volte, probabilmente riuscirete ad ucciderli comunque e otterrete il set del crogiolo più lo spadone di Ordovis. Se volete anche la versione arborea di questa armatura, quella con le corna per intenderci, dovrete aver sconfitto Radahn ed aver accesso a Nokron Città Eterna, dato che il set in questione si trova all'abisso tra le radici, una zona a cui è possibile accedere proprio tramite questa mappa sotterranea. Il cavaliere che dovete sconfiggere si trova in questa parte della mappa, ovviamente questo però sono io, dato che ho già ucciso il tipo. Quindi non posso mostrarvelo in azione, ma essendo da solo, questa volta non dovrebbe essere troppo complesso tirarlo giù. Ma torniamo un secondo alla tomba dell'eroe di Auriza, perché c'è un altro set che è possibile recuperare in quell'incubo di posto, ovvero l'armatura della Sentinella Albero, quella del boss a cavallo all'inizio del gioco. Prenderla, tuttavia, non è affatto intuitivo, dato che dovremo arrivare fino all'ultima rampa con il carro armato prima dell'anticamera del boss e buttarci nel vuoto sulla sinistra in prossimità del cadavere con l'oggetto lì vicino. Da qui troveremo una serie di travi e passerelle su cui cadere fino al piano inferiore, dove dovremo poi salire una scala e, facendo attenzione all'ennesimo carro, salire per un corridoio secondario ed entrare in una stanzetta con una colonna sputafuoco. Colpendola, questa si alzerà, andando a cambiare gli spawn dei carri nel dungeon. A questo punto, se torneremo nel punto della tomba con il doppio carro che fa avanti e indietro, vedremo che se ne sarà aggiunto un terzo, il quale si schianterà con gli altri rompendoli e regalandoci automaticamente l'armatura più la cenere di guerra Terra Santa. Magari evitate di morirci male come ho fatto io, come un idiota. Ma se voleste invece l'armatura draconica della Sentinella Dorata? Beh, questo set è piuttosto semplice da trovare, dato che basta che esploriate Farumasula fino al boss principale della zona. Davanti alla sua nebbia, in prossimità della grazia del Gran Ponte, troverete uno di questi cavalieri, che una volta ucciso vi darà il set in questione. Fate molta attenzione però, è un'impresa più facile a dirsi che a farsi, dato che questo coso mena come un dannato e possiede probabilmente una barra della salute più ampia del boss che protegge. Sareste più che scusati qualora aveste deciso di ignorarvi per concentrarvi su quello che sta dietro la suddetta nebbia. Nel caso voleste l'armatura, però, dovrete tornarci. Ma se invece vi interessasse un'armatura più leggera? Beh, in questo caso non posso che indirizzarvi prima di tutto verso la tomba dell'eroe di Gelmir. State
state tranquilli, questa volta non sarà un incubo come prima. Qui è sempre presente la meccanica dei carri sciottanti, ma farsi strada lungo il livello è sensibilmente più facile, nonostante tutto il magma. Superato il primo corridoio, vi troverete in una stanza con diversi nemici, passate oltre e troverete un secondo corridoio con il solito carro. Qui, arrivati al ponte, dovrete buttarvi su una piattaforma sottostante che vi condurrà ad una stanza con un limiere molto arrabbiato. Uccidetelo e otterrete il suo set, un'ottima corazza dedicata ai guerrieri più agili. Solo toglietegli quell'elmo, perché è veramente brutto a mio dire. Un'altra armatura leggera, molto bella e molto rara, è la corazza dei neri coltelli. Ma per prenderla dovrete avere accesso ai campi innevati consacrati, luogo in cui è possibile arrivare soltanto dopo aver sbloccato le vette dei giganti, ed essere in possesso delle due metà del medaglione segreto dell'albero sacro. Una metà si trova a Castel Sol, l'altra al villaggio degli Albinauri. Una volta arrivati in questa regione, il set vi aspetta ai confini della città liturgica di Ordina, più precisamente sotto un'arcata del ponte che poi vi condurrebbe al portale verso Elfael. Molto facile da prendere a conti fatti, basta raccoglierla. Sempre nei campi innevati consacrati, dirigetevi alla grazia dei campi consacrati interni di notte e guardando ad ovest dovreste notare una carovana, che nelle ore notturne sarà scortata da due cavalieri neri. Per ottenere la prossima armatura ci toccherà farli fuori. Fate attenzione perché sono molto forti, ma fortunatamente possono anche essere separati per essere affrontati uno alla volta, cosa che li renderà molto più semplici da tirare giù. Una volta sconfitti entrambi, verrete ricompensati con l'intero set dei cavalieri notturni. A mani basse, una delle armature più belle esteticamente di tutto Elden Ring, a mio modesto parere. Spostiamoci ora al palazzo di Mogwin per recuperare il set della maschera bianca. Ottenerlo è abbastanza semplice, ma assicuratevi di prenderlo prima di affrontare il boss principale di questa zona, dato che dovrete uccidere degli invasori che smetteranno di invadere una volta sconfitta questa creatura. Per trovarli vi basterà andare nelle zone del Lago di Sangue, dove stanno i corvidi per intenderci, e prima o poi verrete invasi da queste maschere bianche senza nome. Stando alla mia esperienza personale, il set vi verrà dato dopo aver ucciso il primo di loro, ma nel caso non ve lo dia, state tranquilli, vi basterà continuare a farli fuori per ottenerlo. Occhio ai nemici in zona, però, perché sono particolarmente inclini a mettersi in mezzo. Tra l'altro, la maschera in sé è particolarmente buona se state facendo una build sanguinamento, dato che aumenta l'attacco quando lo status si attiva. La prossima armatura non è un set, ma un elmo molto particolare associato ad un NPC, la maschera d'oro. Contrariamente a quanto potreste pensare, per ottenerlo non dovrete ucciderlo, ma lo troverete nei pressi del vostro primo incontro con lui. Nello specifico dovrete recarvi qui, vicino a questo ponte distrutto, e salire nella parte centrale tramite il pendio accanto. Alla fine del ponte, proprio nel punto in cui è stato distrutto, troverete la maschera e che dire se non che si tratta di uno dei nuovi elmi meme che sicuramente vedremo a ripetizione nel PvP di questo gioco. Prendetelo, non ve ne pentirete. La prossima armatura è una di quelle di cui molte persone probabilmente ignorano totalmente l'esistenza, ovvero il set da mercante errante. Fa sorridere che proprio questo abito sia così nascosto. Per ottenerlo infatti dovremo farci strada nei sotterranei di Lindell, a cui avremo accesso tramite una chiave che ci donerà il mangiasterco. Dopo avergli portato una maledizione del semenzaio. Qui dovremo andare avanti fino alla cattedrale del rinnegato, dove troveremo un boss che non vi mostro per motivi di spoiler, e un passaggio segreto dietro all'altare. Proprio in questa zona, salendo la prima trave, troveremo una baracca con all'interno un oggetto. Tale baracca va fatta distruggere al nemico che vaga in zona con le fiamme della follia, e solo dopo averlo fatto potremo raccogliere l'oggetto in questione, che è proprio il set da mercante. Un segreto particolarmente pazzo, vero? Leggetela la lore di questo set perché è interessante.
Per concludere questo video, non vi farò vedere un singolo set, ma una vera e propria collezione di armature ottenibile mandando avanti la questline di Villa Vulcano, a cui è possibile accedere facilmente tramite un NPC. A Lurnia, infatti, in questa zona della mappa, troverete una ragazza di nome Ria, che vi chiederà di recuperare una collana da un tizio che l'ha rubata. Il tizio in questione è poco più avanti in una capanna, e dopo avergliela comprata e restituita alla legittima proprietaria, riceverete un invito a Villa Vulcano. Per entrare nella magione, tuttavia, dovrete aspettare di giungere all'altopiano di Altus, dove Ria vi aspetterà presso il grande ascensore di Dectus o alle rovine di Lux, a seconda della strada che avete preso per arrivare qui. In una di queste due location verrete teletrasportati direttamente in villa e verrete incaricati di uccidere vari NPC unici che verranno segnalati sulla mappa tramite un segno rosso. Tranquilli, portare avanti questa missione non vi farà perdere nulla, quindi datevi alla pazza gioia. Completando le missioni otterrete armature, armi e amuleti, e ricordatevi di prendere le lettere anche da Patches e Bernal, dato che vi daranno a loro volta degli obiettivi da uccidere. In totale le richieste della villa sono 5 sparse per tutta la mappa di gioco e vi faranno portare a casa il set a scaglie, quello dell'ariete, quello degli Oslo e la celebre armatura del lupo sanguinario, che si è vista praticamente in tutti i trailer del gioco. Una raccomandazione però, non uccidete il boss finale di Villa Vulcano fino a quando non avrete completato questa questline, altrimenti si interromperà bruscamente senza darvi alcun premio. Lo so, perché mi è successo, quindi non fate lo stesso errore. Ma questo conclude il nostro video di oggi, grazie per aver guardato e fatemi sapere se vi è piaciuto, ma soprattutto scrivetemi nei commenti che set state usando, dato che trovare il giusto fashion è il vero endgame di Elden Ring. Per quanto mi riguarda, il set del lupo sanguinario mi piace davvero troppo. Vi rendo noto inoltre che se vi va potete farmi una donazione al mio account Ko-fi che trovate linkato in descrizione, qualora vogliate supportare il canale. Per il resto io vi saluto e buon divertimento mentre cercate queste armature. Ciao!